Buonasera, iniziamo il notiziario con un fatto di cronaca rilevante. Le nostre forze antiterrorismo hanno sventato un grave attentato contro il ministro della Salute. I pericolosi eversivi progettavano di colpire lo statista durante la sua visita a Padova con un imponente spiegamento di uova che fortunatamente è stato sventato dalla Sbaddeno Altri. Tutte le principali cariche dello Stato si sono strette attorno al povero collega che ha rischiato di finire impanato. Il blitz è stato condotto grazie allo sforzo congiunto di polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardie forestali, vigili del fuoco, granatieri del genio, corpo degli alpini, paracadutisti della Folgore, le frecce tricolori, il sovrano ordine di Malta, un comando del Civis e la polizia locale che è stata fondamentale per multare le auto dei facinorosi che a seguito dell'arresto risultavano parcheggiate in linea blu con pedaggio scaduto. Questi tragici eventi non possono che richiamare alla mente gli anni di piombo, dove dirigenti politici venivano gambizzati quotidianamente. Gli strumenti cambiano, ma la storia si ripete. Ha dichiarato con rammarico su di più Tina Cipollari, intervistata da Selvaggia Lucarelli. Sembra che le uova fossero di una marca scadente di origine cinese. Per questo sono intervenuti anche i NAS, rilevando la presenza di alcune uova scadute, per cui al reato di tentata strage si aggiunge l'ammenda di 1.500 euro. A uovo! Gli anarchici, negazionisti, terrapiattisti, complottisti, novaxisti sono stati arrestati nel loro covo cospirazionista. L'osteria dall'uomo, sorpresi in flagranza di reato mentre consumavano impunemente una frittata alle cipolle, fagioli con luganiga e verde soffegae. Soffocate. Accompagnate da vino Clinton, noto prodotto enologico veneto la cui produzione è severamente vietata da anni, seduti spudoratamente ai tavoli al chiuso senza passaporto verde. Al momento dell'incursione le forze speciali hanno dovuto indossare le maschere a gas, in quanto attaccate a colpi di rutti e flatulenze da parte dei pericolosi criminali. I militari sono riusciti ad effettuare il blitz grazie all'aiuto e alle informazioni fornite da un cittadino modello che opera in quelle zone regolarmente munito di Green Pass, anche se per spacciare fumo all'aperto non gli servirebbe. Il nordafricano, alla consegna di un encomio da parte del sindaco del paese, con grande umiltà ha dichiarato: «Non ho fatto niente di speciale, ho fatto quello che faccio sempre mandando in fumo il loro piano». Fondamentale è stato il contributo di Igor il Russo. No, si pronuncia Igor. Igor, che è uscito sulla parola per buona condotta essendosi vaginato con lo Sputnik, ora collabora con le forze dell'ordine per stanare questi pericolosi terroristi vista la sua esperienza in fuga e latitanza. Pare che dopo il blitz sia sparito, ma le autorità rassicurano. Tranquilli, sicuramente in Spagna! I malviventi sono stati condotti al carcere Due Palazzi di Padova in attesa che venga allestita l'aula bunker per svolgere per direttissima quello che viene considerato il processo del secolo. Le misure di sicurezza da adottare saranno imponenti. Infatti pare che gruppi affiliati stiano organizzando un attentato in occasione del processo utilizzando pomodori. Il rischio è che vengano utilizzate anche armi pesanti come passata e fondi di carciofo boom boom. Il capo dell'operazione Andy McDowell ha dichiarato: «Abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra è ancora lunga!» Per questo nel prossimo DPCSM verrà discussa la possibilità di vietare le uova dalle 00 alle 23.59 di ogni giorno fino alla fine della pandemia prevista per il 32 di ottobre. Le forze dell'ordine, le istituzioni e il tutore di Igor il Russo, Igor! Di Igor il Russo, perché Igor non si trova ancora, dichiarano grande soddisfazione per una delle più riuscite operazioni di polizia negli ultimi anni e hanno festeggiato fumando un calumet della pace offerto dal già citato cittadino modello. Il capo dell'operazione Andy McDowell ci ha tenuto a ricordare: «Come dice l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della prostituzione. Della Costituzione». Si chiude qui la cronaca di oggi e vi ricordiamo che il TG Silver News è offerto da Spazio Libero, un nome e una garanzia. Affidabilità e professionalità al vostro servizio. Spazio Libero, basta la parola.